Ho sentito la testa trafitta da una corona di spine, ma ho scherzato e ho pigliato la metro e mi sono sprofondato nei cessi della scuola a masturbarmi, scrivendo segretamente di inferno e adolescenza perché ero diverso, il primo e l'ultimo della mia razza, soffocando sensazioni acute nelle piscine e negli spogliatoi, drogato di labbra e genitali, ammattito per le chiappe ammirate da Whitman e Lorca, da Catullo, da Marlowe e Michelangelo e Socrate, e ho scritto: amici, se ci tenete a sopravvivere, non vi raccomanderei l'amore. Credere nell'assurdo, scrivendo una poesia e sentendomi assurdo per questa attività senza sugo, sono andato alla finestra e ho visto un mingherlino a cappel matto, barba di trame, baffo alla Groucho, ghignante, mormorante, se stesso, contemplava le cartoline di auguri alla finestra della tipografia Gilles Le Coeur all'improvviso, con una rapida calligrafia sul muro, ridendo di soppiatto e scuotendo la vecchia testa, bislacco, solitario, vestito un po' da prete topesco e nero. Lui ha scritto e ho dovuto vedere, e sono corso sotto e ho letto: stiamo cercando ragioni razionali per credere nell'assurdo. Queste erano due poesie di Harold Norse, nato a New York nel 1916 e morto a San Francisco nel 2009, ultra novantenne. Harold Norse è stato un poeta americano appartenente alla Beat Generation, uno dei nomi meno noti del movimento. Si è laureato alla New York University nel 1950, nel 1951 è uscito il suo primo libro di poesie. William Carlos Williams ha dichiarato che poteva essere il poeta migliore della sua generazione. I suoi romanzi sperimentali, la sua autobiografia dal titolo alquanto emblematico di Memorie di un angelo bastardo, le sue poesie gay raccolte in Santo Carnivoro, che ne fecero il primo grande poeta del movimento omosessuale in America, sono le credenziali di tutto rispetto di un autore dal cuore vagabondo che lasciò presto l'America per l'Europa e visse al famoso Beat Hotel a Parigi. Il Beat Hotel era un piccolo hotel, un hotel di 42 stanze nel quartiere latino di Parigi, famoso per aver dato residenza ai massimi esponenti della Beat Generation. Era di proprietà di una coppia di Parigi dal 1933. Aveva già ospitato Claude Monet, Camille Pissarro, ma negli anni 60 ospitò i poeti della Beat Generation come Allen Ginsberg, Peter Orlowski e anche William Burroughs. Si dice che nel Beat Hotel William Burroughs completò la stesura del suo romanzo famoso Il pasto nudo. Buon intervallo a tutti da Antonio Sesto.